Buongiorno, bentrovati, proprio una bella inizio di settimana e di giornata, si sta molto più leggeri, molto meglio, devo dire, lassù in vetta, fatemi sapere, scrivetemi all'hashtag Angolo della Posta come ci si sente dopo tanto tempo a essere da soli, in primi, in testa alla classifica, dopo un'altra prova convincente, un altro salto di qualità, un altro scontro diretto dopo quelli con Napoli e Juventus vinto, con personalità, senza quasi mai far tirare in porta una Lazio che era tra forse la squadra più in forma del campionato, reduce da 6 vittorie consecutive, e un Inter che continua il suo processo di crescita, però attenzione adesso, piedi per terra per tutti. Già sentivo i principali commentatori, opinionisti che dicevano l'Inter adesso è la grande favorita, non si è fatto nulla, si è solo all'inizio, adesso arriva il derby e potrebbe di nuovo rimettere in gioco tutto. E la rosa della Juventus rimane la più forte, però adesso l'Inter può approfittare anche del fatto di non avere le coppe e quindi di poter preparare al meglio ogni partita con i suoi titolari che sono inamovibili e che hanno poche alternative, che possono veramente essere centellinati. Per fortuna nessuna ammonizione ai diffidati in vista derby, quindi Barella, Brozovic e Bastoni potranno essere della partita. Te caldo pronto, probabile che recuperi anche Vidal, che ha saltato la partita con la Lazio per questa contusione al ginocchio immediata ancora a Firenze. È una serie di acciacchi che si porta dietro da diverso tempo. Un Inter che direi la cosa più confortante è che In altri momenti, magari dopo questa deviazione sfortunata sulla punizione di Milinkovic-Savic di Escalante, che ha dato al 61esimo il 2-1 agli uomini di Inzaghi, probabilmente la vecchia Inter si sarebbe fatta rimontare, si sarebbe persa in un bicchiere d'acqua. Invece questa Inter, che è cresciuta anche grazie soprattutto al lavoro di Antonio Conte e anche alle delusioni che ci sono state recentemente, come l'anno scorso, comunque che fanno parte di un processo di crescita, alla fine ha risposto subito e dopo 3 minuti è andata a segnare il 3-1, a chiudere la partita grazie alla prova maiuscola, mostruosa di un Lukaku in versione The Beast, sempre più decisivo, con quell'incredibile progressione con cui si è mangiato parolo in pochi metri, gli ha dato veramente un distacco importante per andare poi a servire su un piatto d'argento il gol di San Valentino, l'immagine perfetta, Lukaku per Lautaro, per una Lula che si riaccende nella serata più importante dopo aver mancato gli ultimi appuntamenti importanti, dalle partite di Champions contro lo Shakhtar all'ultima sfida di Coppa Italia con la Juventus, ma per rimanere anche al campionato non avevano segnato né contro la Juve, né contro la Roma, né contro la Fiorentina nelle ultime partite, e invece contro la Lazio in quella gara che tanti aspettavano per capire se finalmente l'Inter poteva sfruttare l'occasione che aveva perso a Udine quando non era riuscita a fare un tiro in porta, bloccata dalla tensione, dalla pressione, dal dover vincere per forza a ogni costo la gara. Ecco, quest'Inter invece ha dimostrato di aver fatto un passo in avanti, ancora manca tantissimo, c'è tutto praticamente il girone di ritorno, però è già un altro segnale confortante da aggiungere nella casella con la spunta verde per una squadra che è sempre più solida dal punto di vista difensivo e che continua ad avere il miglior attacco del campionato. E queste sono due risposte importanti. E poi c'è quel signore lì, non a caso, avevamo fatto quella domanda, qualcuno addirittura
che sicuramente segue poco, non sa neanche quello che dice, ci ha dato dei provocatori, sicuramente non sa che abbiamo appeso quella maglia lì, numero 9, addirittura più di un anno fa, quando veniva messo in discussione appena arrivato Romelu Lukaku per proprio puntare sul numero 9, il nuovo numero 9, di cui non abbiamo mai avuto nessun dubbio, ci sta in una stagione così lunga, con una panchina così corta e mancanza di alternative che possa accusare dei momenti di defiance, di stanchezza, di forma non ottimale, però l'importante è vederlo così strapotente e decidere una partita con una doppietta e un assist al bacio, grazie anche al lavoro di Lautaro, anche lui cresciuto tantissimo per come si è andato a prendere quel rigore al 22esimo. A proposito, non vedo, non capisco, tu ogni Moviola ha dato rigore ineccepibile e le proteste di Simone Inzaghi veramente stonano un po', anche perché Öt prende tutto, travolge Lautaro che era in vantaggio di posizione, pronto ad andare a colpire a rete di fronte a Reina. Non vedo come si possa fare una protesta del genere per un intervento chiaramente da rigore, come confermato anche, per dirvi, non so, da Cesare, Graziano Cesare, l'ex arbitro a Pressing ieri sera su Italia 1, che ha confermato anche poi la decisione corretta del VAR con la posizione regolare di Lukaku sul 2-0, è un Cesare che ha anche detto, come avevamo studiato in live, che non esiste assolutamente invece l'ammonizione a Lukaku per quel prendere posizione, e invece è stato addirittura ammonito per una gomitata quando alla fine si appoggia, difende il pallone dall'avversario, ma senza, con un movimento congruo, senza voler andare a colpire l'avversario o a fare male, quindi ammonizione che non sta né in cielo né in terra per quanto riguarda le decisioni di ieri sera. Adesso arriva il derby, un derby quanto mai importante contro un Milan che ha accusato la pressione e che a sorpresa ha dato questo assist importante ai nerazzurri, andando a perdere alla Spezia in una gara veramente brutta per i rossoneri, la peggiore di questa stagione, o possiamo addirittura dire insieme a quella con Lille in Europa League del post lockdown. Come avevamo detto, Pioli quando iniziano le difficoltà fa fatica, e lo sappiamo benissimo, anche all'Inter era partito fortissimo con una lunga serie di vittorie, poi si era perso in un bicchiere d'acqua. Adesso il Milan però ha subito l'occasione di rimettere le cose a posto nel derby, che sarà quanto mai importante anche per cercare di mantenere a distanza una Juventus che al momento è a 8 punti di distacco, con una partita però in meno da recuperare con il Napoli. Però abbiamo visto, con il Napoli ha perso con un rigore dubbio per Pirlo, ma anche qui confermato da tutte le moviole, con il netto colpo in faccia di Chiellini a Rachmani, e dunque anche qui le proteste abbastanza esagerate di Pirlo e della Juventus. Un Inter che paradossalmente nel momento più difficile, con questa situazione societaria che ancora non ha una via d'uscita, si trova da prima in classifica in campionato italiano, e penso che adesso anche i possibili investitori fiuteranno il colpaccio, l'investimento pesante, grosso, veramente con la possibilità di ricavare denari importanti, e direi che adesso come non mai può far gola un Inter prima in classifica alla ricerca di un nuovo proprietario. Ma penso anche che Steven Zhang, vedendo anche i suoi post su Instagram in cui esulta per la vittoria al primo posto in classifica, e Suning ci penseranno due volte a lasciare adesso l'Inter prima in classifica. Credo al contrario che cercheranno in tutti i modi di mantenere la maggioranza, con il tentativo appunto di avere un finanziamento da 200 milioni per stare al passo con tutte le scadenze che ha
adesso l'Inter nei prossimi mesi, soprattutto quelle con le altre società, le rate dei giocatori ancora da pagare, soprattutto quelle, la prima al Real Madrid a 10 milioni per Hakimi, strada che può andare in discesa se la squadra continuerà di questo passo come ci auguriamo e come sta facendo vedere con le sconfitte, le eliminazioni, anche quelle in Coppa Italia, che non hanno minato le convinzioni, anche perché le prestazioni ci sono state sempre, anche contro la Juventus, nonostante la sconfitta dell'andata e il pareggio del ritorno, un Inter che continua passo dopo passo a crescere. Prima non vinceva gli scontri diretti, adesso li vince. Prima subiva troppi gol, adesso ha ritrovato un muro con Skriniar, De Vrij e Bastoni, veramente che non sono nei numeri la miglior difesa del campionato, ancora per il momento, però possono tornare come l'anno scorso, la miglior retroguardia del campionato se continuano di questo passo. Ieri prova ineccepibile, Skriniar tornato veramente ancora di più, anche con la difesa a 3 ai livelli di due stagioni fa, insuperabile per come ha arpionato anche quel pallone a Correa, che era lanciato pronto a chiudere il triangolo e andare a segnare e a battere Handanovic. Un grande intervento quello di Skriniar, che ha fatto poi un'altra partita veramente importante insieme a De Vrij, insieme a Bastoni, sui palloni alti insuperabili, e non hanno sbagliato nulla, con un Handanovic che ha risposto presente nell'unico tiro in porta di Immobile della gara, con un Handanovic che stavolta è uscito col tempo giusto, senza sbagliare e senza combinare frittate come in Coppa Italia, segno che comunque si impara dagli errori, si cresce e si va avanti in una settimana quanto mai importante, con questo derby contro il Milan, che può essere veramente anche un'altra gara per mettere a posto ogni cosa e rinforzare anche questo primato, però partita che sarà molto molto difficile, decisiva, con Ibrahimovic che cercherà anche tutti i suoi trucchi del mestiere per provare a mettere in difficoltà i nerazzurri e riprendersi il primo posto, senza dimenticare la Juve ma anche la Roma, che zitta zitta comunque al terzo posto ed è una delle squadre migliori, anche se a volte sbaglia, fallisce gli scontri diretti, però è squadra molto interessante da tenere sempre sotto nel mirino, perché può creare problemi e essere anche una possibile outsider per il titolo, un gradino un po' sotto direi Napoli e Lazio e Atalanta, però con i tre punti, con queste anomalie di questa stagione così difficile, complicata, non possiamo mai escludere nulla. L'importante però è che l'Inter non abbia fallito l'ennesimo banco di prova, l'ennesima situazione in testa alla classifica, e possa così andare spedita verso questo derby di ritorno quanto mai importante per riaffermare ancora una volta la supremazia cittadina. Adesso spazio ai vostri messaggi, anzi hashtag angolo della posta, andate a cliccarvi anche il video sulle pagelle di ieri sera se non l'avete ancora fatto, datemi anche una vostra valutazione, un vostro parere, se siete d'accordo con i voti che abbiamo dato in questa partita del sorpasso di San Valentino. Andiamo a leggere i messaggi più popolari. Nel giorno di San Valentino di Cagno da Lukaku un bacino, non è male. Sardonico, grande Marco, andiamo a vincere il derby, tutti bravi, grande Inter, amala. Anna Maria, buongiorno Marco, che gioia, che vittoria, grande squadra, non ha mollato mai. Lukaku un bisonte che porta a spasso i laziali nella prateria, è stato grande, lui e tutti, anche Perisic, la difesa impeccabile, prestazione eccellente Marco. Salutate la capolista Giuseppe Marco Intrieri. Squadra matura, Vito Francone, mi ha sorpreso in positivo la prestazione in difesa di Perisic, che è cresciuto tantissimo. Pensate alla differenza delle due gare, quella di andata, come aveva sofferto Lazzari, come aveva si era fatto superare da Milinkovic-Savic sul secondo palo in occasione del pareggio della Lazio, e la differenza con il lavoro che è stato fatto ieri.
Luis Parrales, buon San Valentino a tutti gli interisti, mamma mia che Perisic, erano tutti gasati, metterei a 7 a tutti, la Lazio è tosta, speriamo che giochi così contro le altre, Giovannino fa quello che basta, giocando avanti, non tornando indietro, Lautaro benissimo, e quel signore lì senza parole, adesso i cuginetti, che dire, meraviglioso, la domenica inizia il campionato, Gabriella, Valerio Cortese, finalmente un punto avanti al Milan, che bello rivedere la Lula così, Giuseppe Menchise, Federico Salvini, grande vittoria, con la prossima si cerca l'allungo, che bella notte di Lula piena, non c'è San Valentino più bello, Cosimo Reale, adesso che siamo arrivati sulla cima dell'Everest dobbiamo restarci per guardare tutti dall'alto, Massimo Duchi, giornata perfetta per l'interista, Juve Milan sconfitte e Inter prima, la Lula è tornata a splendere a San Siro, complimenti alla Lazio che gioca davvero bene, Giovanni Eriksen, grande Giovannino, piace questo soprannome, pensavo che Haaland fosse più forte ma Lukaku mi sbagliavo, la derby sarà durissima, Pietro Mamone, Marco tienici informati sui problemi societari, aspetto con ansia le tue notizie su Sport Mediaset. Sorprendici con uno sceicco stile PSG, ma la vedo dura. Mario Loriso, si va in testa alla classifica, ora bisognerebbe ammazzarli sportivamente vincendo il derby la prossima settimana. Beatrice, Marco, era importante vincere, abbiamo vinto, dobbiamo pensare alla prossima e vincere i derby, sempre forza Inter. Ciao grande Marco, la freccia era da poco accesa, di nuovo ciao grande persona di classe, grazie Alfredo per i complimenti, Candiracci. Francesco De Punzio, ora la rabbia di essere usciti da tutte le coppe, dobbiamo trasformarla in campo, trasformarla in un vantaggio, grande Conte a giocare in ripartenza, Matteo Peirone, grandissima vittoria, ma quanto è forte Lukaku, che partitone che ha fatto, Samuele Croccola, capolista siamo noi, finalmente Elena Peretti, non abbiamo perso l'occasione, il più bel regalo di sempre, il più bel San Valentino di sempre, grande Inter stasera, Ligaia, Marco Faloma, tutti bravi, giocare bene contro la Lazio, tosta da affrontare, grande vittoria di squadra, Marco Serrao, vedete, grande, grande esaltazione, però piedi per terra e soprattutto adesso non pensate che sia finita lì, come ha detto Conte, deve essere solo un punto di partenza, quello di aver conquistato il primato, non un punto di arrivo, non bisogna assolutamente rilassarsi, ma andare avanti, Gianvito Crusi, ciao Marco, immenso come sempre, più che il primo posto, bene per il morale e la tranquillità di tutto l'ambiente, bene tutti, Eriksen e Perisic, finalmente sembra stiano ingranando, due risorse in più e questa è un'altra nota positiva di questa sfida con la Lazio, anche oggi Barzagol ha funzionato, Marco, Alessandro Ruggiu, io aspetterei il derby prima di dire di completamente sorpasso, ma stasera si gode, Zuga, certo che si aspetta il derby col Milan sarà durissima, Claudio Bizzarri. Intanto Inzaghi, il solito piangina, ha negato il rigore, ha detto che la Lazio ha dominato, sono sfinito, non ne posso più. Claudio Bizzarri, titolo di questo weekend, il sorpasso. Partita di grande valore da parte della squadra, grandi ragazzi, tra le cose che ho apprezzato di più, la prima intervista in italiano di Eriksen, a conferma che cresce, che si sta integrando, come ha spiegato anche Conte. Buonasera Marco, te l'avevo detto che il sorpasso ci sarebbe stato, Viscardo, Montiroli, grandi Lautaro e Lukaku, Inter Mauro, dite a Sconcerti che abbiamo vinto, adesso tra poco andiamo a leggere anche il Corriere della Sera, vediamo cosa commenta, ottima prestazione, bravi ragazzi, abbiamo concesso il possesso ma siamo stati sempre pericolosi, Filippo Ferreri, commenti in Rai al limite della vergogna, grande Inter, bravi tutti, adesso nell'anno del Toro diamo una lezione di calcio a Belzebù, un paio di cornate del nostro Toro, rispediamolo all'inferno. Romelu semplicemente devastante, Giuseppe Brogna, dopo la tensione della partita, ora un sonno tranquillo da primi in classifica, aspettando il Milan, la cosa importante è che i diffidati non sono stati ammoniti. Capisco l'essere di parte, ma analizzare la partita come ha fatto Inzaghi stasera è al limite del ridicolo. Salutate la capolista, Eriksen, grande partita, Davide Tironi. Ciao Marco Barzara. Mimmo La Sorsa, ho appena visto il video, vittoria importantissima sia per il primato che per il fatto che abbiamo guadagnato 3 punti su Juve Milan, c'era gente che firmava per il pareggio, finalmente la partita spartiacque, l'abbiamo vinta, adesso ogni partita è una finale, Pagelle d'accordo con te, Cristian Garacci, Cardiff, salutate la capolista, Black Rose, San Valentino, il mio eterno amore, mi ha fatto il regalo più bello, 3 banane alla Lazio, ciao Marco, adesso la vetta, non molliamola più, nuovo cognome dell'autore del gol, Asdrubale
esculante, non è male questa. Cristian Garacci, godiamoci il risultato, una bella gestione della gara, bravi nella reazione dopo il gol subito, stragodiamoci il momento. Marco Cibelli, sì, però calma tutti, Eriksen sempre meglio, Giulietta Stewart con Brozovic sempre più intesa, bravo Conte che ha lavorato per l'intesa sui particolari e soprattutto che ha rimesso in discussione le sue considerazioni dando possibilità anche a Eriksen di dare il suo contributo dopo che è rimasto. Vedendo la nostra Inter così mi sembrava d'acciaio Matteo Novellese e stasera non segnavano più, mi ha dato la sensazione di una partita quasi perfetta, bravi tutti e perfino Perisic, miglior partita in questo campionato, Lukaku imprendibile, Lautaro vivo, Smeazza, vittoria importante, difesa d'acciaio, ripartenze killer, Josué molto felice, grande Marco, finalmente maturità e vittoria in una partita decisiva, Simone Tringali, godo tantissimo, cosa dovevo germanico, volevo essere smentito sul superare le partite di maturità, servito, bene grazie, vi amo tantissimo, la Lula è tornata, bravi ragazzi, dal momento che ha portato fortuna voglio ripetermi, scudetto a portata di mano, un altro sforzo e ci siamo in rima, Giancarlo Lucci. 300 gol a soli 27 anni, ma ne parliamo, che nessuno si permetta più di criticare quel signore lì, citazione di Marco Barzagli, pensate che c'è qualcuno che mi dà del provocatore quando tutto è stato studiato alla perfezione a tavolino, mi fanno ridere dalle loro camerette. Presa la lepre, ora bisogna andare in fuga, buonanotte Marco, altro messaggio chiaro alle antagoniste, ma soprattutto i Conte out, rinnegano il loro passato inginocchiati ai piedi del mister e della sua creatura, adesso desidero umiliare i cugini magari con la rivincita del panterone su Zlatan, che rivincita alla fine, il panterone ha già vinto, ha messo quel rigore che ha fatto fuori il Milan dalla Coppa Italia, ha iniziato a minare le certezze. Ciao Marco, ci siamo, Andrea Pale, li voglio leggere tutti, Simone Girolimetto, per un attimo credevo che il gol 3-1 l'avesse propiziato una Hakimi, ma mi chiedevo da quanto fosse diventato così abbronzato, il gol regalato a Lautaro nella serata degli innamorati, è un diamante per sempre, partita pazzesca, tutti perfetti, stasera difesa rocciosa, Dario Ruma, partita da grande squadra contro un'ottima Lazio, Matteo Bizzarro, esame di maturità superato, ora profilo basso e testa al derby per Paolo Rizzello, che bello, una serata fantastica, veramente sommerso di messaggi. Mi sa che non ce la facciamo a leggerli tutti, Lord Byron, finalmente raccogliamo ciò che si merita, finalmente una gioia, Edoardo Cucchiarelli, Michele Madrid, si vola, Arianna, alla fine l'amore vince sempre, Nicolin, vittoria da dedicare totalmente a Di Canio, finalmente una prova di maturità superata, Giuseppe Ferreri, Mara Bertini, bravi, copia e incolla per il derby, possiamo tornare a sorridere, Dillo Marcone, Double G, sorpasso, grandi ragazzi. Chiedici più spesso a Mister Conte delle condizioni di Lukaku, Walter Bianchi, vedo che invece tu capisci, bella partita, calma, testa e bassa e pedalare, Frank Nerazzurro, sei in perombra, non avere paura, siamo in testa alla classifica, un saluto, buon lavoro, ma quando andiamo, checco bistecco, siamo lì soprattutto, Walter Bianchi, Antonio Pisanelli, grande Inter travolgente, tutti quel cuore hanno giocato un'ottima partita, partita perfetta, notte marca a tutti gli interisti, spiazze, grande partita azzeccata senza steccare, forza Inter, una vittoria che vale 6 punti dopo i risultati di sabato, era importante vincere, l'Inter veramente determinata per Lukaku, non più parole, felice per Giovannino, Mario Gessaroli, Massimo Vignali, stasera addirittura Perisic ha giocato bene, monumentale, oggi ti avevo scritto che sentivo la vittoria, Francisci Giovanni, domenica... Domenico Rizzo, finalmente, ora non molliamo, siamo troppo forti, spiazze, Optimus Prime, forza Inter, piano Melody Notes, che partita, grande prestazione di squadra, Pasquale Del Vecchio, come ti ho scritto stamattina, un presentimento positivo nonostante le difficoltà, ma che big rom, la luna piena in questa notte gelida di Milano, riporta l'Inter prima nel derby, lo yo-yo nerazzurro, e poi veramente ancora tanti, tanti messaggi, non ce la faccio a leggerli tutti, perché sennò non riusciamo a fare la nostra... rassegna stampa. Va bene, direi che ci siamo. Ultime notizie, come sempre, sulla nostra app Sport Mediaset. Appuntamento alle 13, come sempre, su Italia 1. Lippi allarga la corsa a scudetto. 4-5 squadre da titolo, secondo l'ex CT dell'Azzurro. Lasciamogli fare le sue previsioni. Ibra Lukaku, ci risiamo. Questa volta vale mezzo scudetto.
E poi gli highlights della partita, PSG Messi, eloquente il titolo dell'Equipe di questa mattina, Parigi Messi, sogno permesso, vuol dire che i contatti e la speranza di vederlo con la maglia del PSG la prossima stagione sono più che concrete. E penso proprio che vada a Parigi. Anche Leonardo ha ammesso la trattativa, l'interesse. La Lula batte la Lazio, sorpassa il Milan nel primo posto. Inzaghi mastica amaro. C'è rammarico, stavamo dominando quel rigore, puntini puntini. Che cosa quel rigore? C'era nettamente la vetta, obiettivo inseguito da tempo. Bene arrivare così al derby. Poi Nedved, Paratici, furia contro l'arbitro al Maradona. Il video diventa virale e vedremo se succederà. Parole di Lautaro, grande vittoria di squadra, campionato anomalo per Lippi, Skriniar, vetta della classifica, lavoriamo per questo. Le parole di Milan Skriniar tra i protagonisti ieri sera, appuntamento questa sera con Tiki Taka e Piero Chiambretti, sempre su Italia 1, ospite Nicolino Berti. Direi che ci siamo, allora cominciamo, me lo chiedevate, andiamo subito a leggere che cosa dice Sconcerti di questo primato e di questa vittoria convincente dell'Inter. Vediamo se anche per lui. Cominciamo quindi la nostra rassegna stampa con il Corriere della Sera, un accenno anche in copertina, in taglio alto, un Inter che torna prima in classifica, la cima Lukaku è il titolo del Corriere della Sera. Scatenato il belga che trascina l'Inter in vetta, doppietta e assist per Lautaro, Lazio domata, raggiunge Ronaldo in testa ai cannonieri, altro primato in cui si gioca tanto. E domenica pomeriggio a San Siro c'è il derby. Conte finalmente felice, Romelu ha dato la risposta giusta a tutti. I nerazzurri sorpassano il Milan, sono per la prima volta da soli al comando. Non è mai perfetta, spesso la migliore. Prima dell'articolo sulla partita, leggiamo Sconcerti. Il campionato nato dai risultati di sabato mette l'Inter in testa per la prima volta. Si può anche ampliare il concetto e dire che restano in gara solo le quattro squadre oltre i 40 punti, le altre hanno 10 punti di distacco, cioè 3 vittorie e un pareggio reali. Sono 4 partite indietro sulle 16 che restano, troppi. L'Inter va in testa nel momento in cui gioca meglio, non conta più cosa le manca, conta quello che ha più degli altri. Conte sa che alla squadra manca il grande numero 10, lo ha cercato prima in Brozovic, poi in Vidal, dimenticando gli anni e l'usura, che numero 10 è Vidal. Si sta adattando ad Eriksen, che infatti è migliore dentro al gioco, ma non ha insistenza fisica e di carattere da abbinare alle qualità tecniche, però un mattone in più in una costruzione che si è fatta solida col suo tran tran, la sua via mediana tra Guardiola e Allegri. L'Inter non sarà mai perfetta, ma molto spesso la migliore. Conte festeggia oggi la sua 60ª partita di campionato, ne ha vinte 39, perse solo 6. La Juve nello stesso periodo ne ha perse 10. Sono cifre coerenti con un gioco robusto, pieno di giocatori anche brillanti. Niente sarebbe possibile senza Lukaku, ma questo è un argomento comune a tutte le squadre migliori. C'è stata nell'Inter una piccola crescita continua. Non siamo a vertici impazienti, ma un rendimento costante, direi saggio. Si avverte nell'Inter una chiarezza di guida che non si sente nella Juve. Conte non ha buttato via niente, ha usato bene tutto quello che aveva, restando semplice, rimettendo sempre in ordine la squadra. Vedremo dove arriverà. Arriva il derby, la partita migliore per far tornare il Milan alla concentrazione. Sono le due squadre più complete, non la Juve, a cui manca anche solo un riferimento forte, meno calligrafico, nella guida, non la Roma, che gioca spesso meglio di tutti, ma non è mai conclusa, nemmeno la Lazio, che ha perso troppe volte all'inizio. Dà tempo ai giocatori migliori, ma pochi e sempre quelli. La differenza di Inter e Milan nel loro, nel modo in cui usano i loro fuoriclasse, Lukaku e Ibra sono sempre al centro del gioco, non così Ronaldo, non più, non so se si sia normalizzato lui o dipende dal ruolo che gli ha dato Pirlo, ma si avverte che non è più decisivo nella testa, come capisse una sua inutilità in questo strano contesto. Nasce e si sviluppa così un bellissimo campionato controverso, vissuto in cattività senza nessun precedente, diverso anche nella bassa classifica. Spezia e Benevento hanno saltato la vecchia genetica e sono avanti nell'evoluzione. Questo porterà la squadra di almeno una grande città in Serie B. La cima Lukaku, la forza dirompente di Lukaku, che è più di mezza squadra, la solidità della difesa, cartoline dal paradiso nerazzurro. L'Inter vince contro la Lazio, la terza partita consecutiva, scavalca il Milan e domenica giocherà il derby, guardando i rossoneri e tutte le pretendenti allo scudetto dall'alto in basso. La rincorsa è finita, ora comincia un'altra avventura e Conte dopo una settimana turbolenta.
ha la possibilità di trasformare la dolorosa eliminazione dalle coppe europee nell'arma decisiva per non farsi rimontare più. L'Inter gioca una partita quasi perfetta, tutto funziona bene, l'organizzazione tattica, il rendimento dei singoli, per l'ottava volta di fila i continiani vincono a San Siro e Lukaku è tornato totem. Nelle ultime 6 giornate aveva segnato solo 2 gol inutili al Benevento. Il riscatto dentro una domenica fredda e nerazzurra, una doppietta dolce letale nel primo tempo, una fantastica galoppata nella ripresa che si conclude con l'assist per il 3-1 del gemello Lautaro, anche lui ispirato come la difesa che ha subito un solo gol nelle ultime 5 partite. Premiate anche Eriksen, finalmente integrato, il lavoro oscuro di Perisic, tutto quasi perfetto, ma il gigante Romelu è lui a esaltare l'Inter. Quando gira lui, la squadra vola, pagelle, Handanovic 5,5 mi sembra qualcosa di assurdo, anche perché è impossibile intercettare la palla deviata da Escalante. 7 De Vrij, 7,5 De Vrij, 7 Bastoni, 6 Hakimi, 6,5 Barella, 7 Brozovic, 7 Eriksen, 6,5 Perisic, un po' pochino, 8,5 Lukaku, 7,5 Lautaro, 7,5 Conte. Il primo posto è un premio per un'Inter perfetta, vince un altro scontro diretto, la squadra non ha paura di nulla e ora la paura la mette. Andiamo alla Gazzetta, siamo un po' in ritardo, troppi messaggi abbiamo letto, ma ci sta. Oggi ci fermeremo alla Gazzetta, magari guardiamo solo le prime pagine di Cor Sport e Tutto Sport se ci riusciamo, ma siamo già a 31 minuti, lassù urla l'Inter, Lazio KO, sorpasso al Milan di domenica, un derby pazzesco da Teo Ibra perché Pioli ha perso la testa, Lukaku da impazzire, 2 gol più un assist e porta Conte in vetta, ora il derby con il Milan. Leggiamo l'incipit, la chiamano la beneamata, ci sta che l'Inter prenda il comando del campionato nella notte di San Valentino, i baci ce li ha messi Romelu Lukaku, 2 gol e un assist a Lautaro, lulla di miele nel 3-1 alla Lazio che ha portato Conte oltre il Milan, la coppia si è riscattata dopo la prova sbiadita contro la Juve in Coppa Italia, Big Rom a tratti apparso immarcabile, impressionante, quando riusciva a scatenare la progressione a tutto campo, vediamo. Prima gamba, poi palla, c'è il fallo di Ött sul penalty, come sottolineato da Cesari, come da tutte le moviole, Inzaghi se ne dovrà fare una ragione. Brozzo, tanto fosforo, 8, Lukaku il migliore nel pagelle Gazzetta, 7,5 Conte, 5,5 Hakimi, mi sembra assurdo, qui c'è 6 per Handanovic, 7 Skriniar, 6,5 De Vrij Bastoni, 6,5 Barella, 7 Brozovic, 6,5 Eriksen e Perisic, 7 Lautaro, 6 Gagliardini e Sancho, senza voto poi Darmian. Lukaku va a 300, nessuno ferma Big Rom, preso CR7, ora c'è Zlatan. L'interista fa 300 gol in carriera ed è capocannoniere con Ronaldo. Domenica il nuovo incrocio con Ibra. Inzaghi innervositi dal rigore, perché non rivederlo? Perché non c'erano dubbi. Conte era un obiettivo, ora il primato sia un punto di partenza. Questo quanto per oggi, devo dire che ci siamo, una squadra che risponde nel modo giusto, vediamo se abbiamo anche la possibilità di vedere al volo le prime pagine, no, non ce la facciamo, direi che però basta così, ore 13 Sport Mediaset.